Buongiorno e bentornati a TG2 Costume e Società. È una festa entrata anche nel costume italiano. Parliamo di Halloween, che nei parchi di divertimento si festeggia per tutto il mese di ottobre. Dorotea Gambardella. Un tempo snobbata, oggi amatissima da grandi e bambini. Dolcetto, scherzetto. Anche se è una festa d'importazione di origini celtiche, Halloween, con il suo spirito macabro, affascina ormai tutta Italia. Tra zucche stregate e mele caramellate, in questo parco del divertimento dedicato ai più piccoli, niente brividi ma tanti sorrisi. Bambini, è arrivato Halloween. Dietro a me c'è un pentolone pieno di incantesimi, di divertimenti e di scherzi per voi. Una girandola di attrazioni, il trucca bimbi, ma soprattutto tanti coinvolgenti spettacoli a tema horror. Greta, tu cosa vuoi vedere? Leo e la formula magica? Sì. Baby dance? È bello perché i bimbi possono venire tutti vestiti, quindi con i costumi, ci sono le mele caramellate, marshmallow da mettere sul fuoco. Tutta l'ambientazione, il mondo Halloween pieno di zucche, le streghe, gli spettacoli, tutto quanto. Travestirsi è poi innamorata di questo parco per tutte le giostre che ci sono. Vampiri, fantasmi, zombie, scheletri e terrificanti parate, Halloween a Magicland e tutto questo e molto di più. Fino al 31 ottobre il parco è avvolto da atmosfere dark e si trasforma in un mondo spaventosamente mostruoso con tante iniziative tutte da scoprire. Avete prenotato? Halloween è diventato un grande fenomeno di costume. Nato fuori dall'Italia, è stato adottato dagli italiani ed è una delle feste più grandi e più sentite dai ragazzi e dagli adulti. E qui nei parchi divertimento come a Cinecittà World che Halloween esplode per oltre un mese e per tre notti di divertimento 29, 30 e 31 ottobre. Nel parco divertimenti del cinema e della TV la festività di All Hallows Eve, tradotto la vigilia di ogni santi, va in onda con 13 attrazioni da paura, tra cui Claustrofobia, il bosco stregato, l'horror house, senza contare gli show dedicati. I mostri che ci rincorrono non sono proprio la casa migliore. Oggi c'era un Pennywise che ci rincorreva da tutte le parti. Un tripudio di arancione, deliziosi dolcetti stregati e scherzetti in quantità per una festa che nel parco in provincia di Verona dura da 20 anni, entusiasma e spaventa a tutte le età. Mi piace tantissimo Halloween. Il fascino di Halloween secondo me è il fatto che ci si veste, ci si può travestire, quindi ha mostruosità. Mi fanno paura i fantasmini. Mi fanno paura tantissimo gli zombie. Buon Halloween! Dal primo anno Gardaland Magic Halloween ha permesso di prolungare la stagione non solo del resort, ma anche delle attività turistiche del lago di Garda. Abbiamo aumentato le giornate di apertura. Saremo aperti nei weekend di novembre e di dicembre. Tunnel del terrore per i più coraggiosi, il festival dell'horror, percorsi fatati per bambini e famiglie, spettacoli ad alto tasso di suspense, personaggi mostruosi e tac! Si accende la magia di Halloween nel parco in provincia di Ravenna che quest'anno festeggia i suoi primi 30 anni. Il giorno di Halloween, il 31, è diventato il giorno con maggior affluenza del parco. Quindi sia per noi che per il territorio stesso è diventato un indotto veramente importante. Per tutto il mese di ottobre il parco cambia veste per la gioia dei bambini, ma non solo, si popola di creature spaventose. Delle streghe sopra delle scope che stanno sparse in tutto quanto il parco, che sono molto carine. E perché ti piacciono? Perché sembrano volanti, quando invece ci stanno dei fili che le reggono. Le zucche. E perché? Perché mi piace quando mi vesto da zucca. Io so che tutto è finto, è solo che i pagliacci non sono tanto belli da vedere. Mi piace tipo travestirsi e festeggiare con la famiglia, sorelle.